Eccoci qui, 7 minuti dopo le 9, ancora buongiorno a Pierpaolo Zaccà, Italia Garantista, buongiorno all'avvocato buongiorno. Miraglia. Avvocato Miraglia è il legale della famiglia Camparini, storia cognita, abbastanza emersa, pubblicata. Sono i genitori di Anna Giulia, 6 anni, da 3 è in una struttura. Tolta ufficialmente, perché rimaniamo pure al data della nota di referto. Noi digrediamo, noi espandiamo, dilatiamo la notizia proprio per fare un'analisi più esaustiva possibile, però il dato ufficiale è il referto. Il referto parla di fatiscenza strutturale, cioè la casa non era... Questa è la motivazione principale. Poi è chiaro che, almeno dai giornali, abbiamo letto che una delle le motivazioni per cui il tribunale ha deciso che la bambina deve essere adottata sono il fatto che i genitori si siano rivolti all'opinione pubblica. Inizia questa sentenza dicendo che il papà è stato arrestato nel 2007 per droga, è assolutamente falso. Ma chi l'ha detto questo? L'ha scritto il giudice relatore. Ma arrestate il giudice relatore, facciamo una campagna contro il giudice. Cioè, io però, scusatemi, mi perdoni avvocato, io poi mi altero, no? Mi indigno, adesso va di moda, mi indigno, mi incazzo come una bestia. Ma allora, il giudice, anche lì ci sarà un documento ufficiale nel quale il giudice ha detto che il padre di Anna Giulia... Basta che il tribunale dei minori avesse preso contezza dei certificati penali del padre. Allora, se la Procura della Repubblica di Reggio Emilia sostiene in un atto ufficiale che non è stato iscritto nemmeno nel registro degli indagati nel 2007, com'è possibile che il Tribunale dei Minori inizia la sua sentenza dicendo che il padre è inadeguato perché nel 2007 è stato arrestato? È stato arrestato è qualcosa che non può essere, tra virgolette, nascosto. Certo. Non è vera, non è vera, è che purtroppo intorno ai bambini adesso gira un business. Che scherzi, incredibile. Allora, 300 euro al giorno ci costa. 300 euro al giorno. Modena, penso alla misericordia, tutto legale per l'amor del cielo, però è del fratello di Giovanardi, no? Beh, ci sono anche le rosse, cooperative. Come no? C'hanno ci tutti sono i anche le cooperative. Poi quando non finiscono in questi posti santi, benedetti dalla presenza degli uomini di Dio, finiscono in qualche posto che non è questo, dove vengono trattati nel peggiore dei modi, ed ecco che escono i file pedopornografici, ed escono le immagini di questi bambini, ed ecco, è una tragedia assoluta sulla quale non si vuole intervenire. Io ripeto, è un dato ufficiale fornito dal Viminale. Dal 1974 al 2005 sono scomparsi nel nostro paese 10.000 minori. In un dato nuovo rispetto a quello, più contestuale, nel biennio 2096-98, l'allora ministro degli interni, Giorgio Napolitano, col suo dicastero ufficializza un dato. Sono 1.000 i bambini scomparsi nel nostro paese, altrettanti neonati che finiscono i neonati nei cassonetti della spazzatura. Ma di cosa vogliamo parlare? Qui siamo di fronte a una farsa che, se non fosse coinvolta una famiglia, una bambina di 6 anni, sarebbe davvero una barzelletta ed è un dramma. Il giudice scrive che il padre di Anna Giulia, essendo stato arrestato nel 2007 per motivi di droga, e quindi non ha quella idoneità genitoriale per esercitare lo status. Non è vero. Non è vero. Quindi un altro collega di questo tizio dovrebbe dire: ma non è vero. Non è vero. È qui che si gioca la partita. È qui che si gioca il futuro di un paese e forse di qualcosa che va al di là del paese stesso. Ha detto bene il maresciallo Adornato: non voglio entrare in una schermaglia, in una contesa politica, né voglio trascinarvi, ci mancherebbe. Però ancora stiamo qui rossi, verdi, bianchi, neri. Le falle la vergogna. Per non dimenticare, lo ha detto Paolo Franceschetti, se fosse falsa questa notizia, lo avrebbero arrestato per quei motivi che ha enucleato anche il maresciallo Fabrizio Adornato. Sarkozy che si permette di deridere Berlusconi, il nostro paese, ma lì rimaniamo nelle schermaglie politiche. Sarkozy,
uno dei grandi capi di Stato occidentale che fa questa cosa inspiegabile, sentite. Sarkozy, non so se vi ricordate il fatto di dei pedofili, un'associazione pedofili, l'Arca di Zoe, che vengono arrestati, non mi ricordo, in una regione dell'Estremo Oriente, perché sostanzialmente li beccano che stavano per esportare in Francia 103 bambini. Mi pare erano kenioti, eh? In Chad, ok. 103 bambini. A quel punto la polizia di quella zona li blocca, li arresta. Dice, e gli dicono, ma che cosa ci stavate facendo con questi 103 bambini che stavate portando in aereo in Francia? No, beh, dice, questi erano orfani, abbandonati. Si scoprirà che non erano né orfani né abbandonati, ma erano stati venduti da famiglie del luogo a questa organizzazione. Sarkozy, che cosa fa? Parte con l'aereo, va in Chad, nella nazione insomma, dove erano arrestati, per recuperarli e per portarli via. Con l'autorità di un Presidente della Repubblica li riporta via. Non è una prova processualmente, ma certo è una cosa che fa accapponare la pelle, sapendo che cosa c'è dietro a quel filone. Avete capito di cosa stiamo parlando? Conoscevate questa notizia voi? No, non conoscevo. No. Lei, Fabrizio? No. No. Avete capito di cosa stiamo parlando? È questo. Io volevo le ultime due considerazioni, volevo condividerle con Pierpaolo Zaccai. È un mondo quello che ci ha schiuso, un mondo fatto di sofferenza, ma anche di speranza, di lotta. E mi piacciono questi racconti, ovviamente è professionale quello dell'avvocato Miraglia, è paterno quello del maresciallo Fabrizio Adornato, però c'è forza, e qui leggo Stefano che scrive una cosa bellissima, e credo che rispetto a questa forza ci voglia anche da parte nostra altrettanto Stato per sostenere queste battaglie, perché sono battaglie di civiltà, punto. Perché la figlia di Fabrizio è sua figlia, ma domani potrebbe essere la sua figlia, la mia figlia, la figlia di Laura. Quindi un paese, quando si parla di Stato di diritto, lo si vede attraverso il riconoscimento di quelli che non sono privilegi, ma sono diritti. Io ti ringrazio di cuore, Pierpaolo, perché questa esperienza è, per quanto dura, assolutamente affascinante, e ci poniamo con umiltà al servizio di questa causa. Io ricordo Italia Garantista, il 25 di novembre... Il 30 novembre c'è la manifestazione, il convegno nazionale. Il 30 novembre. Il 25 novembre è una manifestazione organizzata da Antonella Flati, da altre associazioni. E saluto con affetto Antonella. Sì, un'amica in comune. E il 30 novembre si terrà il convegno nazionale sulle sottrazioni coatte dei minori presso Palazzo Valentini, la provincia di Roma, dove esercito il mio incarico di consigliere provinciale di Roma. Grazie di cuore. Grazie David. Buona giornata, grazie a Pierpaolo Zaccai, anche alla disponibilità di questo ragazzo, che ricordo era quel mostro che poi, credo neanche scusa gli abbiano detto, non era il mostro come l'hanno voluto raccontare. Ma questo è un paese che ha bisogno di mostri, certo non sì. È Fabrizio Adornato. Sono brutto ma non un mostro. E invece ha riscosso già successo Adornato. No, volevo dire a proposito della manifestazione del 25, che è una manifestazione organizzata da Antonella Flati, a cui partecipano molte associazioni di padri separati, di genitori separati, che si sono coalizzate e unite sotto la sigla Stati Generali per la Parità Genitoriale, e che questa manifestazione si svolgerà davanti al CSM, non a caso, proprio davanti al CSM. Chiamiamo insieme Antonella, se vi fa piacere, Overture Radio Yes, vorrà seguire integralmente questa sarebbe manifestazione. Sicuramente una come grande no? cosa, come un piacere no? per tutti quanti. Come davanti no? al CSM... cioè sarà questa grande manifestazione per cercare di sensibilizzare queste persone circa il loro operato, ecco. Stato Fabrizio, grazie di cuore, tanto ci rivediamo sicuramente. Io sono sotto al Quirinale. Avvocato, ci vediamo anche al Quirinale. Andatelo a trovare Fabrizio. Un bel ragazzo, assomiglia a Domenico Marocchino quando stava bene in forma e giocava a calcio. È un granatiere, è enorme, lo confondono per un granatiere. Rimanete con noi, rimanete qui ad Overtura, dopo.